Alle prime luci dell'alba, i carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno dato esecuzione ad una misura cautelare nei confronti di 18 indagati emessa dalla GIP del Tribunale di Ragusa e a decine di perquisizioni nei confronti di un gruppo di persone dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. I provvedimenti restrittivi sono il risultato di un'indagine condotta da carabinieri della Compagnia di Ragusa, che ha consentito di accertare come gli indagati, in prevalenza ragusani, albanesi e tunisini, organizzati in quattro distinti gruppi criminali, rifornivano le piazze di spaccio nei comuni di Ragusa, Santa Croce Camerina e Comiso, smerciando marijuana, hashish e cocaina. Numerosi gli arresti e sequestri di stupefacente già effettuati nel corso delle indagini. Questa notte sono stati impiegati circa 90 carabinieri tra le compagnie di Ragusa, Modica, Vittoria, il nucleo elicotteri di Catania, i cacciatori di Sicilia e i cinofili di Nicolosi. Sono state appunto eseguite 18 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di diversi soggetti di nazionalità appunto italiana, tunisina, rumena e albanese. Questi soggetti sono tutti appunto indagati, accusati per spaccio di sostanza stupefacente che va dalla marijuana fino ad arrivare all'hashish e la cocaina. Si tratta di un'operazione, l'operazione Flipper, che consente di dare un segnale forte di vicinanza ai cittadini e di presenza sul territorio ibleo dell'arma e appunto della legalità. Stiamo viaggiando a ritmi sostenuti, e i militari stanno rispondendo benissimo alle sollecitazioni che ci arrivano dal territorio. Non si tratta soltanto di contrastare lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti, che comunque rimane un settore illegale nel quale purtroppo continuano a girare, tantissimi denari illegalmente. Ma anche di contrastare reati forse ancora più fastidiosi, ancorché magari puniti in maniera meno significativa dal codice, come furti in abitazione, rapine, scippi, cioè quei reati che contribuiscono ad aumentare la percezione di insicurezza nella collettività. E noi cerchiamo di dare risposte concrete soprattutto verso quei settori. Questa è la peculiarità del fenomeno che ho avuto modo di osservare in questi primi giorni di lavoro con le forze dell'ordine. Non riusciamo a individuare proprio delle strutture stabili, ma solitamente troviamo dei soggetti che acquistano da più parti, rivendono su più zone, probabilmente anche per attenuare i rischi dell'azione di repressione delle forze dell'ordine.